Mamma mia ragazzi, come avete risposto presente a un video uscito alle 2 di notte? Come avete risposto presente a un video uscito alle 2 di notte? Numeri incredibili, incredibili. Ma io vi devo ringraziare, ma io vi devo sdebitare nei vostri confronti. E quindi siamo qui. Ancora una volta a trattare il tema Vlaovic, cioè di cosa si potrebbe parlare in questo momento? Di niente, di niente. E infatti io avevo detto, facciamo passare Milan-Juve, poi da lunedì tutte le seghe mentali che vogliamo. Eccole. Se non sono seghe mentali queste, non ho idea. Allora, ancora una volta vi chiedo supporto, siamo quasi a 6.000 like su quell'altro video. Come esultava Luca Toni. E poi vi chiedo di scaricare OneFootball. Il link è qui sotto in descrizione. Qui c'è il QR code per scaricare OneFootball. Ci sono anche tutti gli highlights della Serie B, una novità assoluta. Però ovviamente un tifoso della Juventus ad oggi è concentrato solo su Dusan Vlahovic e non vedo l'ora che possa squillare OneFootball per darmi delle informazioni aggiuntive, tranquillizzarmi ancora di più e darmi l'ufficialità. È vero, qualcuno mi ha detto no, però sei troppo entusiasta, troppo contento, aspetta, non è ancora ufficiale, è verissimo, infatti in tutto il video ho sempre detto solo ci siamo, la Juventus avrebbe trovato l'offerta con la Fiorentina, dovremmo esserci, ho sempre usato un po' il condizionale, però ragazzi è ovvio che è impossibile non parlarne essendo contenti, galvanizzati, eccitati, emozionati, no, non puoi, è difficile, è quasi impossibile. E quindi siamo tutti qua che non aspettiamo altro che possano arrivare ulteriori informazioni. Poi può saltare il calciomercato, abbiamo visto di tutto. Io ho visto Schick con la maglia della Juve, Biabiani con la sciarpa del Milan, quindi finché non ha firmato il contratto, depositato il contratto in Lega, fatto la foto con la maglia, le visite mediche, anche perché in teoria ufficialmente al Covid, quindi vedremo come farà con le visite mediche, sicuramente ci sarà uno scambio di documenti in digitale, comunque si riuscirà a far tutto a distanza e in teoria, se tutto andrà per il verso giusto, nelle prossime ore, dato che tra 6 giorni chiude il calciomercato, Vlahovic sarà un giocatore della Juventus. Ora, io ieri sera vi ho parlato di uno striscione in particolare della Fiorentina, ne sono usciti anche altri che sono veramente raccapriccianti, che non condivido assolutamente perché questo non è calcio. Io torno a dire, capisco la Fiorentina che si arrabbia con la Juventus perché negli anni veramente abbiamo fatto razzia, però significa anche che piacciono i soldi della Juve. E dove li abbiamo trovati questi soldi? Questo è uno sforzo, eh. Questo è uno sforzo incredibile che fa la Juventus. È uno sforzo veramente assurdo. Sappiamo tutti la situazione nella quale ci troviamo. Sappiamo bene che abbiamo fatto un aumento di capitale soltanto pochi mesi fa da 400 milioni di euro che non serviva in chiave mercato, ma l'opportunità di tesserare un giocatore del genere, ragazzi, è troppo ghiotte. Io vi voglio riportare alla mente gli ultimi tre grandi colpi in attacco che abbiamo fatto, che sono stati Higuain, Ronaldo e appunto il terzo sarà Vlahovic. Sono diversi tutti e due. Higuain aveva una clausola, ti sei presentato lì, soldi in mano e te lo sei pigliato. Ronaldo aveva annunciato io me ne vado, sembra la regola della mano sinistra. Io avevo annunciato io me ne vado, quindi era più facile andare a trattare con uno come Ronaldo che se ne voleva andare, l'abbiamo visto anche noi sulla nostra stessa pelle. Ve lo dicevo, se la trattativa Ronaldo ci ha insegnato qualcosa, di impossibile non c'è niente. Io avevo le stesse sensazioni. Continuavo a dire ai miei amici, ragazzi, ho le stesse sensazioni del 2018. La terza, che è Vlahovic, invece è differente perché intanto è a gennaio. A gennaio. Un po' di colpi che mi vengono in mente a gennaio, così grossi, sono Fernando Torres dal Liverpool al Chelsea, Luis Suarez dall'Ajax al Liverpool, Van Dijk che va al Liverpool, anche lui al Liverpool c'entra sempre praticamente, ma sono colpi difficili, questi da vedere nel mercato di gennaio, soprattutto in Serie A. In Serie A io non ho ricordi di un giocatore che arriva per una cifra così alta e che ti cambia la rosa. Forse l'ultimo grande colpo di gennaio, Balotelli al Milan. Sto pensando a giocatori che veramente vanno a diventare titolari, a cambiare, sempre per Allegri tra l'altro. Penso bene o male solo questo, perché non me ne vengono in mente altri. Ma soprattutto oltre a essere a gennaio, stiamo parlando di un giocatore che intanto, se l'offerta dovesse essere confermata, 67 milioni di euro, è inferiore alle altre due.
e soprattutto oltre a essere inferiore alle altre due, oltre a essere a gennaio, è un classe 2000 e quello lo prendiamo a 28 anni, Cristiano Ronaldo lo prendiamo a 33 anni, cambia, eh? Cambia. Morata vicinissimo al Barcellona, parleremo anche di questo assolutamente in un video ufficialità eventuale di Alvaro Morata. Io una richiesta però la faccio, prima di passare a parlare del lato tecnico-tattico, proprio così alla veloce, poi il live su Twitch oggi pomeriggio ho intenzione di guardarmi tutti i gol di Vlahovic insieme, guardarmi anche Musico Selvaggio con Chiellini, Bonucci doppiati dagli Avenger, quindi ci vediamo oggi pomeriggio lì. Prima però mi devo togliere un sassolino dalla scarpa. Perché? Perché ho visto troppi commenti di persone in malafede. Perché dico in malafede? Perché invece di godersi il momento Vlahovic, stanno pensando, ah ma tanto Allegri lo fa giocare terzino, difensore, mediano, e quindi farà schifo, e quindi flopperà. Ma questa è malafede, ragazzi, questa è malafede. Questa è tanto malafede quanto gli anti-juventini. È ossessione nei confronti di qualcuno tanto quanto ce l'hanno gli anti-juventini. Non riuscite veramente a godervi, non riuscite veramente a godervi Vlahovic, l'acquisto di Vlahovic, perché pensate che Allegri lo farà fallire? Io non ho più parole. Invece capisco quei tifosi che sono un po' preoccupati, questione di Dybala, questione De Ligt, magari se ne vanno, faremo una grossa cessione, oddio non riscattiamo Chiesa, questi sono ragionamenti che secondo me ci stanno, la preoccupazione del tifoso nel perdere alcuni giocatori ai quali sono legati, vedremo, io ad oggi faccio un po' fatica a darvi una risposta definitiva, di certo c'è solo che da qui a gennaio l'unica uscita grossa che dovremo fare, da qui a giugno scusate, quindi a gennaio l'unica uscita grossa dovrebbe essere Alvaro Morata per liberare Dusan Vlahovic. Parliamo invece dell'aspetto tecnico-tattico. Allora, io di questo sono contento perché da giorno zero vi dico la rosa della Juventus, con l'addio di Cristiano Ronaldo, peggiora a tal punto da essere la migliore della Serie A alla peggiore della Serie A. Scusate, la peggiore della Serie A non è vero. La migliore della Serie A, sono minchiata. La migliore della Serie A a dover entrare nelle prime quattro. Ecco. Questa era la ricostruzione. Perché mancava il bomber, mancava il finalizzatore e partita dopo partita abbiamo visto una sterilità offensiva disarmante. Disarmante. Suonano le sveglie addirittura. Cerchiamo di spegnerle che sennò ci rompono le balle durante tutto il video. Anzi, vi dirò. Vlahovic, che io quest'anno ho visto giocare molte volte, è il giocatore perfetto da inserire là. Morata, l'abbiamo sempre detto, non è vero che è scarso, ma il centravanti titolare della Juventus deve essere un'altra roba, quindi Morata va benissimo nelle rotazioni, il centravanti della Juve deve essere uno diverso. L'ultima roba su Morata l'ho detta nelle pagelle di ieri dicendo il centravanti della Juve, quella palla, quel cross che arriva, deve fare gol, e Morata l'ha svirgolata, l'ha buttata fuori. Quindi non era tanto il problema di Alvaro Morata, era il problema di Alvaro Morata titolare, quello era un grosso problema. E abbiamo visto che anche Moise Kean in realtà stava facendo molta fatica. Mancava qualcosa. E il fatto che continui a ribadirvi, guardate che secondo me Allegri non si fida della Juventus, è proprio per questo. Perché questa Juve per far gol doveva buttarsi in avanti con 4, 5, 6, 7, 8 uomini. Ed era un attimo il blackout che si ritorceva contro. L'abbiamo visto l'anno scorso con Pirlo. Con Pirlo si attaccava tantissimo e con tanti. E poi i risultati erano altalenanti. Una grande squadra invece deve creare costanza. Ora abbiamo sistemato la fase difensiva e manca qualcosa là davanti. Quindi ora Allegri veramente non ha giustificazione, eh? Proprio zero. Zero. Perché fino adesso ci stava a pensare che... ragazzi, parlavano i numeri per gli attaccanti, è la storia degli attaccanti. Con l'arrivo di Vlahovic no. Con l'arrivo di Vlahovic non ci sono più giustificazioni, bisognerà fare sempre molto meglio. Giocatore bravissimo a giocare a spalla alla porta, giocatore con un mancino educatissimo, bravo nei piazzati, quindi con Dybala poi si dovranno mettere un attimo a posto perché anche Vlahovic sulle punizioni, sui rigori, è una bestia però, penso che tutto rimarrà a Dybala in questo momento. Ecco, l'unica pecca, passatemela, è che sia Dybala che Vlahovic sono mancini.
quindi un attacco a due mancini, invece sarebbe stato figo vedere un destro mancino, ma va benissimo, va benissimo, giocatore perfetto che ci mancava da anni, era da anni che non compravamo un centravanti, dall'arrivo di Gonzalo Higuaín che non andiamo sul mercato per prendere un centravanti, e volevamo Lukaku, e volevamo Suarez, e volevamo Dzeko, e volevamo questo, e volevamo quell'altro, e alla fine arriva Dusan Vlahovic, invece che alla fine arriva mamma, Auwe Meteor Vlahovic. Giocatore che riempie l'area di rigore, ragazzi, che riempie l'area di rigore, che sa giocare spalle alla porta, sa fare sportellate, dà un'arma in più a Dybala, dà un'arma in più alla Juve sui cross, sui piazzati. Giocatore di 21 anni, ne deve fare 22 tra poco. Di cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? È ovvio che sicuramente non è che ora dobbiamo vincere lo scudetto, ma non per un discorso di competitività della rosa, perché per me, con l'acquisto di Vlahovic, questa rosa è dietro a quella dell'Inter, se vogliamo. Beneficio del dubbio lo metto, non è un problema. Proprio parlo a livello di rosa, di valori individuali dei giocatori e collettivi. Ci sto, magari la mettiamo dietro l'Inter. Ad oggi non te lo puoi giocare per via della distanza incredibile. Che se ieri sera live su Juventus, ieri sera stanotte, siamo andati a letto alle 4. L'ho buttata lì, l'ultima giornata, ragazzi, Fiorentina-Juventus, al Franchi, a Firenze. Ho detto, ricordatevi di queste parole, perché non succede, non succede. Ma gol scudetto di Vlahovic a Firenze, ed esulta sotto la Fiesole perché facciamo lo scudetto, c'è da diventare scemi, c'è veramente da bruciarsi il cervello. E quindi, giocatore veramente perfetto, perfetto, che ci serviva e che ci dà un'altra auto importantissima, il lancio da dietro, alleggerire quei palloni che magari non riusciamo più a tenere. Vlahovic te lo prende, te lo mette giù. Vlahovic è un giocatore che di natura viene a prenderti il pallone anche vicino al centrocampo, si abbassa per aiutare la squadra, quindi è un giocatore che potrà fare anche delle partite, dei momenti della partita in cui si soffrirà, in cui cercheremo di difenderci per poi andare a fare male, ma stavolta male lo faremo davvero, perché abbiamo uno che ha la dinamite nei piedi, non succede, non arriva, se dovesse mai arrivare avremmo risolto non pochi problemi, non tutti, perché è una cosa che vi dico da tempo, attenzione, perché questa Juve non guarisce solo con l'arrivo del finalizzatore, vi ho sempre detto neanche Vlahovic, così era un'iperbole utopica, neanche Vlahovic risolverebbe tutti i problemi della Juve, lo confermo, non mi rimangio niente, neanche Vlahovic potrebbe risolvere tutti i problemi della Juve, perché non è così, ma la Juve è in crescita, ragazzi, ricordatevi che la Juve è in crescita da qualche partita a questa parte e ricordatevi che mancava un tassello fondamentale. E quindi ora sta tutto nel lavoro quotidiano dei ragazzi, dell'allenatore, della società, che se davvero farà questo colpo c'è da alzare le mani e ringraziare basta, perché criticare ci sta quando bisogna criticare, ma bisogna anche elogiare quando succedono eventualmente cose di questo tipo, perché negli anni abbiamo visto Pogba, Vidal, Pirlo, la BBC, Buffon, Del Piero, Tevez, abbiamo visto Higuaín, abbiamo visto Ronaldo, abbiamo visto De Ligt, Chiesa, abbiamo visto qualsiasi cosa. Ma quanto cazzo è bello tifare per la Juventus? Ma quanto cazzo è bello tifare per la Juventus? Anche nel momento buio, quando ormai non vedi la luce nel tunnel, questi fanno la mattata! Nel momento in cui dici, minchia, non so neanche se riesco a comprarmi il panino al bar, oggi pomeriggio, che non c'è un euro, ti vado a prendere Dusan Vlahovic. Vi prego, non fatela saltare in nessun modo, vi prego, sono tremendamente già illuso, sono tremendamente già proiettato su Juventus Hellas Verona e su quella partita che potrebbe essere l'esordio di questo giocatore del quale, ragazzi, sono tremendamente innamorato. E chi ha seguito anche i video della Fiorentina sul secondo canale lo sa perfettamente quanto diavolo mi piace questo giocatore. Mamma mia. Dai, che ce la facciamo.
Allora, Oh, ma dicono tutti che Vlahovic c'è la Juve, Vlahovic c'è la sì, Juve. è uscito qualche indiscrezione che è. Sì, e questo è. Ragazzi, allora, chi vuole entrare con